Io mi chiamo Daniela Rombi, sono sì, la vicepresidente dell'associazione Il Mondo che Vorrei Onlus, ma soprattutto sono la mamma di Emanuela, una ragazza di 21 anni che quella notte è rimasta bruciata sul 98% del corpo ed è morta dopo 42 giorni di agonia. Sarò molto breve. Quello che voglio dire è questo. Noi siamo in un procedimento penale da 7 anni. Il prossimo 29 giugno saranno 7 anni. Il 13 novembre del 2013 è iniziato il vero processo, il dibattimento, e ancora siamo lì. La sentenza di primo grado è prevista, si spera, per ottobre-novembre. Un processo grandissimo, immane, 33 imputati e 9 società, anche straniere, che coinvolgono l'Europa intera, sono alla sbarra. Sono alla sbarra i principali, i vertici delle nostre ferrovie e su questo vorrei dire una cosa. Sono alla sbarra i principali vertici di Ferrovie che da imputati sono stati promossi. Vedi il cavalier Moretti che dopo un anno Napolitano ha fatto cavaliere, è stato riconfermato alla guida di Ferrovie da Letta, da Renzi e poi promosso appunto da Renzi, amministratore delegato di Finmeccanica. Uno Stato, quello di Letta perché in quel momento c'era lui, che ha accettato il risarcimento delle assicurazioni, cosa che noi non abbiamo fatto. Noi siamo qui senza aver accettato un euro dalle assicurazioni perché qualsiasi cifra sia, non ripagheranno mai i nostri figli che ci hanno ammazzato in questo modo. È anche vero che noi siamo parte civile in questo processo e per questo vogliamo rimanerci, quindi andremo fino in fondo. Anche in questi giorni l'ufficiale giudiziario ci sta contattando, ma personalmente andrò fino in fondo perché non si può quantificare e monetizzare la vita della mia Emanuela che non c'è più. Un'altra cosa che a noi, la più pesante, oltre alle offese e alle bastonate che riceviamo ogni udienza, vi diciamo che adesso siamo alla 92esima o 93esima udienza, dove noi siamo sempre presenti, sempre, non ne manchiamo una, si sentono dire delle cose assurde, poi Marco magari ve le dirà. Quindi ci sentiamo anche offesi moralmente, ma più che altro molte volte anche intellettualmente, perché gli ingegneri e i professori dicono delle assurdità che nel mondo reale non esistono, neanche i bambini piccoli direbbero un'assurdità, ne dico una per tutte, è più sicuro che i treni vadano forte che non vadano piano, come se voi ai vostri figli insegnaste ad andare molto forte in motorino perché almeno si levano prima dalla strada. Ecco, questo è un assurdo che ne racchiude tantissimo. Dicevo, ma la cosa ora che incombe su di noi, su questo processo, ma su tanti altri processi di importanza nazionale, specialmente per quanto riguarda la sicurezza in ferrovia, è la prescrizione. Voi sapete che dopo 7 anni dall'evento, mese più, mese meno, perché può darsi che se ora il giudice dovesse sospendere andremo avanti 2 mesi, ma queste sono sottigliezze. Dopo 7 anni si prescrive il reato di lesioni gravi e gravissime e il reato di incendio colposo. Ora voi vi dovete immaginare per un attimo, per un minuto, se avevate vostro figlio in terapia intensiva in una camera sterile, bruciato al 98%, se si può prescrivere, cioè se nessuno, che nessuno pagherà o risponderà o ammetterà le proprie responsabilità di fronte a questo reato. Per noi è inammissibile, per noi è inconcepibile e noi, come già facciamo da un anno, lotteremo in tutti i modi e in tutte le maniere affinché questo non avvenga. Perché se c'è anche ci sono le leggi che lo dicono, nessuno può dire che le leggi possono anche essere sbagliate. E le leggi non le fa Cristo,
Le fanno gli uomini. Quindi le leggi possono essere cambiate e noi vogliamo che questa legge venga cambiata, perché è vero che se succede un incidente, un uliveto prende fuoco e per caso metti una persona, rimane morta, il proprietario dell'uliveto non ha colpe, non poteva sapere e non è giusto che un processo vada avanti per 20 anni, ma non è neanche giusto che 32 persone che non c'entravano niente con la ferrovia, né con il treno, né con niente, ma erano al sicuro, dentro le proprie case, muoiano e nessuno ne abbia la responsabilità. Grazie. Sono Marco Piacentini, sono il presidente dell'associazione Il Mondo Che Vorrei e sono anche padre, almeno lo ero, di Luca e Lorenzo, e marito di Stefania. Loro da quella notte non ci sono più. I miei figli avevano 2 anni e 4 anni. Sono stati carbonizzati quella notte dormendo nella propria casa. Perché l'incidente di Viareggio non è successo sulla ferrovia, ma è successo nelle proprie case. Le persone che sono morte dormivano tranquillamente nelle proprie case. E questo è l'evento eccezionale. Da un incidente di lavoro si è andato a toccare quello che è la sfera personale, ovvero la propria casa, dove si pensa che sia il luogo più sicuro. E noi siamo qua e ringraziamo il Presidente del Consiglio e tutto il Consiglio per portare questo messaggio. Perché noi da quel 29 giugno abbiamo cominciato a capire che non ci possiamo fermare in casa a piangere. Noi vogliamo qualcosa di diverso, vogliamo che questo Paese risponda in maniera diversa, anche se fino adesso ha fatto il contrario. Come diceva Daniela, lo Stato non si è costituito parte civile e soprattutto ci ha abbandonato. E guardate che in quell'aula di tribunale, 92 udienze, noi abbiamo testimoniato in 2 mattinate praticamente, le altre 90 udienze, se si parla di sicurezza in ferrovia, di controlli che non esistono, di treni che viaggiano con modalità che non si conoscono nemmeno, di valutazione del rischio che non esiste e di presidi come vigili del fuoco o protezione civile che non sanno nemmeno che cosa viene trasportato in ferrovia. Quindi che sia latte, GPL o qualsiasi acido che viene trasportato, nessuno sa niente. E quella notte, e io parlo di testimonianze, lasciando perdere poi un giudizio che sarà a fronte del primo grado, ma quella notte, per pura casualità, un vigile del fuoco ha rilevato che era GPL e ha potuto raffreddare quelle 14 cisterne, perché se sarebbe esplosa una sola delle 14 cisterne, nel raggio di 1 chilometro, Viareggio sarebbe stata rasa al suolo. Ce n'era 14. Ogni cisterna porta 54.000 litri di GPL e questo treno passa tutti i giorni da Trecate a Gricignano. Questo è il tragitto, viaggia a 100 km orari e in aula, come diceva Daniela, testimoniano che se un treno deraglia è meglio che ci scansiamo come cittadini, perché quello che succede dopo è dato in mano ai vigili del fuoco e alle ambulanze, il resto non conta. Detto questo, noi come associazione stiamo avviando da 7 anni questo processo, abbiamo cominciato a capire come funziona il processo, abbiamo cominciato a capire come funzionano le leggi, le norme, i regolamenti anche del trasporto merci pericolose, fino all'ultima testimonianza che ha detto che da un po' di tempo Ferrovie sapeva che all'EBA, cioè l'ente europeo, sanno benissimo che c'è un problema, che chi fa gli assili dei carri, chi costruisce quei carri, è comunque chi fa anche le norme sulla sicurezza, quindi c'è un conflitto di interessi evidente. Se lo dicono loro, noi ci crediamo. Per questo abbiamo redatto una nostra carta dell'Associazione Il Mondo Che Vorrei, che è stata presentata appunto in quel consiglio di giovedì scorso a Viareggio, dove i comuni, il comune in primis di Viareggio, gli altri comuni, la diocesi di Lucca, ma tanti altri comuni che noi visitiamo perché incontriamo le persone e conosciamo i sindaci, gli assessori dei comuni, non solo della Toscana, ma anche fuori, ci hanno chiesto di sottoscriverlo. Quindi noi abbiamo fatto un documento che parla di sicurezza, che parla di prevenzione della sicurezza soprattutto. E non si può pensare alla sicurezza dopo che è successo. Per noi è inaccettabile. Inoltre, come diceva Daniela, a fine dicembre di quest'anno si prescriveranno l'incendio colposo e le lesioni colpose. Noi sono 7 anni che assistiamo a questo processo, siamo seduti come in quest'aula in maniera composta ed educata e ascoltiamo, però ci domandiamo e abbiamo domandato sia al Capo dello Stato,
sia al Ministro delle Grazie e Giustizia Orlando, sia al Presidente Grasso, abbiamo domandato: ma dove la dobbiamo cercare la verità se non in un processo? Dove la devono trovare la verità ai familiari? La verità vuol dire tutta la verità, non solo un pezzo. Allora, se a dicembre si prescriveranno questi due reati, noi dobbiamo sapere dove, questo processo come va a finire. Perché per noi a quel punto lì la verità non è più tutta. E per noi la vogliamo, e noi la vogliamo tutta. Quindi ritorno a ribadire in questo ambiente, in questa istituzione, e chiedo una risposta: dove la dobbiamo cercare la verità dopo dicembre 2016? Grazie.